Durante questa sosta per le nazionali è chiaro che l'attenzione è concentrata chiaramente su quella che è la sfida tra l'Italia e l'Ucraina, per capire se l'Italia andrà da campione in carica a Euro 2024. Però attenzione, perché è cominciata la settimana che ci porterà a questo Juve-Inter di importanza gigantesca, proprio per il contesto Italia, per il contesto Serie A e per i tifosi di Juve e Inter. Ma attenzione, perché c'è una notizia riportata da Gianluca Di Marzio che secondo me rappresenta una vera e propria svolta, può rappresentare una vera e propria svolta. Scopriamo tutto il dettaglio oggi qui su FCM News Sport. Come sempre vi ricordo che qui sarete sempre aggiornati su tutte le varie vicende che vedono coinvolte la Juventus, ma anche le altre squadre. Quindi se vi va iscrivetevi gratuitamente. Allora andiamo alla notizia, perché c'è una Juve che guarda anche con attenzione le nazionali, e quindi guarda quelli che sono i giocatori che possono farsi male, ma soprattutto quelli che giocano e che segnano. Uno di questi è sicuramente Federico Chiesa. Attenzione, perché Di Marzio, cioè Luca Di Marzio, ci sta parlando e ci ha raccontato una situazione molto particolare, perché secondo Gianluca Di Marzio questa situazione che c'è a centrocampo, con questa emergenza continua che porta tanti giocatori a non essere disponibili, e attenzione alla situazione Locatelli, porta a un ragionamento: ma anziché cercare ulteriori centrocampisti per andare a sostituire i vari Locatelli, McKennie e sta tornando ma ha una condizione non esattamente perfetta, sappiamo dell'assenza di Fagioli, sappiamo dell'assenza di Pogba, ma forse c'è una possibilità di levare un centrocampista e mettere un attaccante? E sì, perché secondo Di Marzio Allegri starebbe valutando l'ipotesi di schierare un 3-4-3 a causa proprio dell'emergenza che c'è a centrocampo, e quindi si pensa a un centrocampo a 4, quindi con una linea 2 composta da Rabiot, e magari vedremo se potrà esserci McKennie al suo fianco, perché sta per rientrare a Torino, ma probabilmente la sua situazione è soltanto a livello precauzionale, quindi rientra soltanto a livello precauzionale. Ma occhio poi a destra, perché appunto ci potrebbe essere la soluzione, diciamo che UEA potrebbe tornare a destra, Cambiaso potrebbe giocare a sinistra, ma la vera idea è quella di vedere in un attacco a 3 composto da Moise Kean, che potrebbe partire largo a destra, Federico Chiesa, che potrebbe partire largo a sinistra, e Dusan Vlahovic, punta centrale. Intanto ci sono alcune puntualizzazioni. Partiamo dalla prima. Io credo che in questo momento Kean sia un giocatore importante per Allegri per il tipo di gioco che fa, e su questo non ci sono dubbi, però ho qualche dubbio sul fatto che possa essere posizionato sull'out di destra, come esterno a destra. Quando lui ha fatto l'esterno, lo ha sempre fatto a sinistra, quindi come esterno largo a sinistra, e non ha avuto dei risultati eccezionali, questo va detto, però preferisce partire da sinistra. E quindi la situazione Kean è da monitorare, perché difficilmente lo vedremo largo a destra. Se dovessimo vedere un attacco a 3, è più facile vedere Kean largo a sinistra con Chiesa che possa partire a destra. E questo Chiesa che stiamo vedendo in nazionale, in questa forma smagliante, che parte da sinistra, beh, sarebbe un peccato vederlo posizionato a destra. Lì dove però, attenzione, perché la Juventus potrebbe mettere poi a centrocampo, come abbiamo detto, Rabiot e McKennie. Ma occhio, perché conoscendo un po' Allegri, conoscendo il fatto che difficilmente vedremo ha cambiato largo destra sinistra con solo due centrocampisti, è possibile che possa fare la cosiddetta allegrata, cioè con Rabiot centrale al suo fianco potrebbe esserci, e lì sì potrebbe essere una sorpresa, Nicolussi Caviglia per affiancare Rabiot, e largo a destra proprio McKennie per darti più coperture, per aiutare la difesa e soprattutto per in qualche modo compensare un cambiato largo a sinistra che avrebbe più libertà di spingere. È una soluzione che francamente mi piacerebbe, anche perché ci sono i dubbi a centrocampo legato a, abbiamo detto, Fagioli, Pogba, lo sappiamo, ma ci sono i dubbi su Miretti e Locatelli, che sono fortemente in dubbio, e quindi è un centrocampo totalmente da rivedere. Sarebbe assurdo fare un esperimento proprio con l'Inter. Però vi dico anche che sarebbe anche una bella risposta, diciamo, mediaticamente, cioè mi vado a giocare il derby d'Italia, la sfida per lo scudetto, con tre attaccanti. È vero che l'anno scorso una roba del genere c'era stata anche contro il Napoli, e lì la Juventus beccò tanti gol e beccò una situazione di forte imbarazzo. Però questa è una Juve diversa, una Juve più equilibrata, più cattiva. E attenzione, perché soprattutto ci sono due aspetti che mi piacciono in questa situazione qua. Partiamo dalla prima. Attacco a 3. L'attacco a 3 finalmente dà l'impressione di una Juventus che
è più offensiva, cioè la Juventus ha delle punte che possono consentirti di fare l'attacco a 3. E poi il secondo aspetto è finalmente vedere centrale all'interno di questo progetto Dusan Vlahovic, perché Dusan Vlahovic stava un po' perdendo, perché Dusan Vlahovic l'abbiamo visto un po' meno brillante, perché Dusan Vlahovic l'abbiamo visto partire da riserva al posto di un Ken che tutti dicono sì, una forma sbagliante, ha fatto espellere Ciao nella partita col Milan, ha fatto ottime cose nelle partite con tutte le altre squadre, però ricordiamoci che non segna da aprile e gli attaccanti devono fare tante cose, ma la prima è segnare. Vlahovic non ha cominciato benissimo, ma almeno 4 gol li ha fatti quest'anno. Ecco, quando valutiamo i giocatori, per ora sento dire Ken sta facendo meglio di Vlahovic. No, è come dire un difensore fa benissimo i lanci lunghi, ma per difendere non sa difendere. Devono fare entrambe le cose, devi saper proteggere il pallone, devi saper attaccare alla profondità l'attaccante, devi saper far girare il pallone l'attaccante, ma devi anche segnare. Vlahovic quantomeno 4 gol te li ha portati in dote, Ken non segna da aprile. E qualcuno mi dirà sicuramente, col Verona ha fatto 2 gol. Sì, ma sono stati annullati, sono comunque valsi 0. Per cui è chiaro che da questo punto di vista, secondo me, occhio quando parliamo di Ken Vlahovic dicendo che uno sta facendo meglio dell'altro. Io non sono minimamente d'accordo. Al di là di questo, comunque sarebbe un approccio molto importante. Io fondamentalmente credo che la Juventus debba sfruttare il fatto che in difesa l'Inter abbia due lacune importanti. Perché ricordiamoci che l'Inter ha perso Bastoni, problema muscolare che porta quindi a saltare Juve-Inter e quindi salta la nazionale ma salta anche Juve-Inter, e Pavard che si è fatto male qualche settimana fa contro l'Atalanta. Questo vuol dire che l'Inter un colpo solo perde due dei centrali più forti secondo me che ha. È vero che rimane Acerbi, che è forse quello più importante, quello che sta reggendo la difesa fino a questo momento. Però Pavard e Bastoni sono innegabilmente dei giocatori importanti per questa Inter. Sono dei giocatori che stanno trascinando la difesa. Per cui, occhio, c'è un altro fattore che secondo me influirà tanto, al di là dell'aspetto tattico, tecnico, delle assenze, è capire come rientreranno i giocatori alle nazionali. Perché mettere un big match del genere dopo la sosta delle nazionali è un errore clamoroso. Questo, così come poteva essere, non so, Roma-Milan, così come poteva essere, non so, Napoli-Lazio, cioè, sono dei big match che vanno lasciati in situazioni un po' più normali, non al rientro delle nazionali. Perché è vero, durante solitamente ci sono in mezzo c'è la Champions, ci sono le coppe, ed è vero, ma le nazionali ti spremono ancora di più perché ci sono i viaggi continui, e francamente io l'avrei evitato in questo momento. Però questo sarà un fattore, capire quanto potranno incidere queste nazionali, quanto potranno incidere negativamente tutte queste vicende, e capire se potranno incidere più su giocatori come Vlahovic piuttosto che come i Rabiot, oppure su giocatori che magari, non so, gli argentini, mi viene in mente Lautaro, capire come rientrerà, mi vengono in mente tanti giocatori che potrebbero rientrare un po' stanchi, questo fattore potrebbe incidere. E quindi parliamone in questo argomento, soprattutto apriamo un bel dibattito su questa ipotesi centrocampo a 4, ma soprattutto attacco a 3, questo 3-4-3 che potrebbe essere un colpo di coda di Max Allegri, cercando di in qualche modo risolvere un problema, quello delle assenze di Locatelli e Miretti, potrebbe essere colmato da un attacco a 3, e quindi con un bel tridente formato a Chiesa, Vlahovic e Ken.